Hai bisogno di spedire uno più pacchi in Italia o all'estero? Rivolgiti a Keypoint. Keypoint, più che spedire. Bisogna sempre consolidare, le cose forti vanno sempre consolidate. E quindi per me è un piacere stare qui a Benevento, ma soprattutto è un piacere stare con i nostri collaboratori, che nonostante le grandi difficoltà a volte, le grandi tensioni, ma anche il grande sacrificio che fanno nel lavorare accanto agli ammalati. Quindi i 25 anni sono un grande segno di non solo di rispetto nei confronti dei Fatebenefratelli, ma anche un grande segno di fedeltà a quello che vuole essere il servizio dei Fatebenefratelli sulla città di Benevento. E io mi congratulo con questi operatori, perché sono l'anima e il corpo di quello che noi a volte non riusciamo a fare. Quindi complimenti per tutto questo. Ecco, Fra Gerardo, lei nel suo passaggio, nel suo breve intervento, ha ricordato ancora una volta ai politici che c'è un progetto in piedi da un po' di anni, quello dedicato alla divisione, una divisione dedicata dell'ospedale Fatebenefratelli ai malati di Alzheimer. Eh sì, perché il discorso, la domanda è stata presentata tantissimo tempo fa, i lavori sono terminati, il reparto, soprattutto la parte che accoglierà i malati di Alzheimer, è pronta da più di un anno. E quindi noi aspettiamo delle risposte anche abbastanza concrete, non solo per noi, perché poi in effetti noi cerchiamo di fare del bene, ma soprattutto per gli ammalati che hanno bisogno, ma hanno bisogno anche le famiglie per sostenere questo tipo di piaga che a volte non lascia spazio neanche ai familiari, e quindi si devono dedicare a questi ammalati e devono perdere anche del tempo. Quindi è giusto che eventualmente che le risposte si facciano essere pronte, no? Che siano pronte e che siano anche abbastanza tempestive e concrete, perché abbiamo bisogno di concretezza, soprattutto in questo momento così difficile per l'Italia. Non abbiamo bisogno solo di farsi così una propaganda, ma abbiamo bisogno veramente di cose fatte concrete, ma fatte anche col cuore.